Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale YouTube dedicato alla cucina. Io sono Lorenzo e guardate quante cose ho preparato in questi giorni. Partendo da un unico impasto e con tante farciture diverse. In questo video voglio mostrarvi come organizzare un rinfresco in casa per un compleanno, una cerimonia, una festa per bambini, in modo facile, veloce e senza stressarsi troppo. Protagonista di questo video è questo impasto, semplice, con pochi ingredienti, versatile, soffice in tutte le preparazioni, perfetto per sandwich, pizzette, calzoni, frittelle, brioche salate e tantissimo altro. Per realizzare l'impasto ci basterà unire la farina, il latte con il lievito sciolto, lo zucchero, l'olio, l'uovo e il sale per ultimo. Basterà impastarlo a mano per qualche minuto e lasciarlo lievitare un paio d'ore. Un trucchetto che mi permette di dimezzare i tempi di lievitazione che voglio condividere con voi. Una volta pronto l'impasto lo inserisco nel forno e imposto la temperatura sui 40 gradi. L'umidità del canovaccio e la temperatura sempre costante permette all'impasto di impiegare meno di un'ora per la lievitazione. Prima preparazione è il panettone gastronomico, che non può mai mancare perché con le sue mille farciture diverse piace sempre a tutti.
I sandwich, soffici e gustosi, uno tira l'altro. Che festa sarebbe senza le pizzette? Vi propongo un rotolo salato farcito con speck, zucchine grigliate e formaggio. From a clear sky, I wasn't ready to say no day, it's only night. Brioche salate, troppo buone e belle. Do you ever feel you don't get out what you're putting in?
A che punto state? Vi ho messo fame? Però non abbiamo ancora finito. Arriva la parte più bella, forse la più gorosa. Con questo impasto infatti possiamo realizzarci dei fritti a regola d'arte. I primi a scomparire sono i miei calzoni, farciti con prosciutto cotto e formaggio. Le crescentine, o conosciute meglio come lo gnocco fritto, abbinate ai salumi, sono la fine del mondo. Inoltre, con questo impasto possiamo realizzarci delle gustosissime frittelle come quelle del mare. Mi sembra un bel buffet. Beh, non ci rimane che addobbare la tavola e disporre le cose che abbiamo preparato in dei bei cestini o dei taglieri o dei vassoi decorativi. Non dimenticate piatti, posate, bicchieri, tovaglioli e tante bibite fresche e colorate. Spero con questo video di avervi dato idee e consigli e spunti per realizzare il vostro buffet in casa. Inoltre spero che vi sia piaciuto il video, se così è stato lasciatemi tanti mi piace qui sotto. Inoltre se avete dubbi o domande o consigli e suggerimenti nuovi per realizzare un buffet in casa, scriveteli tutti qui sotto nei commenti così che possano tornare utili a tutti. Vi invito come sempre a condividere il video con tutti i vostri amici ed iscrivervi qui sotto, così facendo cresce e migliora sempre di più il canale.
canale. Io vi saluto e ci vediamo come sempre sui social con tanti contenuti inediti ad un prossimo video con una nuova ricetta. Ciao!